Una mattina ti svegli e ti ritrovi con il muro di fronte casa completamente imbrattato. Le finestre della fabbrica poi sono talmente ricoperte di scritte da non farci più caso. Per non parlare dei banchi di scuola, delle fermate degli autobus, dei giochi per i giardini. Si tratta di tag, ovvero di scritte, scarabocchi, prove di street art che vengono fatte su muri pubblici, privati, pali della luce, alberi, senza più alcuna distinzione. Col legno, ultimamente, sembra essere stata presa di mira da una furia selvaggia. Da un'indagine tra le tag è emerso un numero che ritorna, è il 27. Animazione Civica del Comune di Collegno ha voluto trasformare le lamentele dei cittadini e il bene per un bene comune in un'azione che crea. Il 27 ora è una data di un incontro, di una comunità che si ritrova per creare e per cambiare. Il 27 ottobre ci si è ritrovati insieme tra giovani, volontari, forze dell'ordine, insegnanti, insieme per chiedersi cosa fare. Il 27 di novembre, invece, si sono portate queste domande all'Associazione Nazionale Antigraffiti. Se tu mi dai un muro e io non ti devasto la città, non è questa la modalità di confronto, cioè questo chiaramente è il nostro punto di vista. Quindi, spesso e volentieri ho letto sui giornali che varie amministrazioni hanno adottato, compresa Milano, hanno adottato questa filosofia per combattere il vandalismo. Non è corretto come discorso perché non è vero, i dati non suffragano questo tipo di opportunità. Sono due cose completamente diverse perché per dare dignità a un artista bisogna dare più spazi, non per combattere il vandalismo bisogna dare più spazi. Questo è il vero concetto.